Non è un'università come può essere matematica, ingegneria, fisica, ma è un'università molto con un'impronta molto, diciamo, artistica. Cioè, ci sono delle materie come per esempio ergonomia, psicologia e molti laboratori di progettazione che richiedono che voi facciate qualcosa che viene da voi. Io per esempio ho dato due esami che sono progettazione 1 e progettazione 2 e il primo era di creare un ambiente, quindi l'interno di una stanza, quindi una cosa scegliete voi. Il secondo era di progettare un oggetto di uso quotidiano. Qual è la differenza appunto da un'università come può essere ingegneria? Ingegneria, cioè quello che alla fine ho preso di più in questo tempo, perché mio fratello fa ingegneria civile, ho diversi amici che fanno ingegneria informatica, ingegneria meccanica, e alla fine uno dice design, che è il ripiego di ingegneria. Allora, design è quello che riassume ingegneria insieme all'arte, tra virgolette, perché voi potete prendere attraverso i programmi che comunque imparerete a usare, potete creare quello che davvero sentite vostro. Una cosa molto importante che penso io della mia università è che è una delle poche cose che nel mio percorso, proprio di percorso di studi, è significato passare dalla teoria alla pratica, perché noi attraverso programmi di modellazione 3D, quindi programmi in cui cioè un mio amico per esempio ha fatto il modellino di una moto, cioè siamo passati da aprire il programma con un click a vederlo stampato, realizzato con una stampante 3D. E questa è proprio la differenza, che passi dalla teoria alla pratica in un secondo con le tue capacità, e lo puoi fare anche da solo. La nostra università per esempio è molto all'avanguardia e sinceramente non si rispecchia molto con le università di Firenze, che magari, non so, io ho diversi amici di una università, la mia sede, cioè la nostra università è proprio fatta bene perché ci offre davvero quello che ci serve. Noi abbiamo un'aula in cui possiamo fare conferenze, prenotarla e gestirla come vogliamo noi, ci mettono al nostro servizio i computer, chiaramente uno deve decidere quando. Abbiamo un laboratorio in cui ci sono 4 stampanti 3D e c'è gente che ti insegna a usarla, quindi non è che è fatto un po' così alla buona, cioè noi ti si offre la stampante 3D che ci metti la sua cosa così. No, è proprio che insegnano a usarla, e il taglio laser, che ora è una cosa che uno può pensare non serve a niente, invece ci sono tante ricerche che possono essere mandate avanti grazie a questi tipi di stampo e taglio. Allora, il percorso appunto è una triennale e ci sono esami, come dicevo prima, come psicologia, che è una psicologia cognitiva, quindi per capire un po' quello che l'ambiente esterno ti dà, il feedback che uno dà, e niente, dopo ci sono dei laboratori di progettazione. Dal secondo anno in poi uno può decidere di intraprendere il percorso di prodotto, quindi prodotto industriale, e uno va davvero a creare degli oggetti che possono essere messi in serie e ricreati. Moda, che non è la moda come pensa tutti, Fashion Week o cose varie, ma è una moda che è fatta moda del prodotto, quindi ti insegnano a capire quali cuciture vanno per determinati oggetti, ti insegnano a capire che tipi di materiali usare per determinati capi. O se no interior design o comunicazione. Allora, l'ultima cosa che voglio dire è che io sono proprio contento della mia università, perché la nostra università ci continua a fornire dei progetti che non c'entrano niente con il nostro percorso di studi. E questo cosa significa? Significa che io l'anno scorso, per un'attività extrascolastica, ho partecipato a un bando che si chiama Pot Design, e serve apposta per i ragazzi dell'università che incontrano ragazzi di probabilmente conoscete anche voi il liceo, l'istituto professionale Leonardo da Vinci. Siamo andati lì e abbiamo rifatto un cortile.
abbiamo presentato il progetto, abbiamo fatto questo è un corso che è nazionale e ora stiamo aspettando il risultato, ma comunque è un'iniziativa che viene dallo Stato e ti fornisce l'aiuto, il sostegno adatto per portare alla fine il progetto. Invece quest'anno sto facendo, c'è un altro progetto che mi interessa molto, che è un progetto di collaborazione con delle aziende, e non sono aziende che fanno delle cose sia completamente diverse, sono aziende che appunto si interessano di creare, per esempio, quella che per esempio mi è interessata più a me, è un'azienda che crea degli abiti con dei tessuti tecnologici che praticamente riescono a controllare tutto quell'aspetto di a monitorare tutto l'aspetto, cioè tutte le informazioni del nostro corpo dà, quindi battito, pressione, temperatura. Ci sono anche altre aziende, per esempio c'è un'azienda che ha collaborato con Renzo Piano, quindi c'è non sono iniziative da prendere come delle iniziative così che l'università ti dà, ma ti può decidere di non fare. Secondo me è proprio il punto forte dell'università che faccio.